Today, for the first time in human history, there is one mankind, not scattered civilizations in their own environments, with their own fate, but a vast mankind, humankind, which will have to decide all together where we want to go, where we may go. Sono Aurelio Peccei, sono nato nel 1908 a Torino, mi sono laureato in economia, ho cominciato a lavorare a 16 anni, quindi ho già lavorato 50 anni. Avendo raggiunto una certa età, ho preferito ritirarmi progressivamente dalle mie funzioni. Sono rimasto consulente della Fiat, ho lasciato la carica di vicepresidente della Olivetti volontariamente, sono ancora presidente dell'Italconsult, sono stato l'ideatore e uno dei fondatori del Club di Roma, a cui dedico molta della mia attività attuale. Aurelio Peccei, 66 anni, torinese. È stato definito l'umanista con il computer. Un modo come un altro per dire che alle legittime preoccupazioni del grande dirigente industriale, con l'occhio ai grafici di produzione, sa unire una non consueta attenzione per l'uomo e i suoi problemi. C'è stata in tutte le cose del mondo, in ciascuno di noi, in me stesso, una profonda evoluzione. Gli anni 1950-60 sono diversi dagli anni 1970. Oggi abbiamo delle percezioni, vediamo delle cose che 15 o 20 anni fa non ci apparivano così chiare o così importanti. Il continuare sui ritmi, nelle direzioni di 15 o 20 anni fa è suicida, praticamente questo è quello che il Club di Roma dice. Dobbiamo adattarci alle nuove condizioni e anche dobbiamo modificare in quello che ci interessa più personalmente, con sacrificio, con grave sacrificio anche di alcune cose, dobbiamo modificare il nostro modo di vita individuale e sociale. Quindi un dirigente industriale come sono io deve continuare a produrre, deve produrre però in un modo diverso che per il passato, deve aiutare a avere dei traguardi economici, produttivi, industriali, diversi da quelli che avevamo nel passato, deve essere uno degli elementi più sensibili e più avanzati per una rapida evoluzione della società e nella società dell'apparato produttivo. In tutto il mondo gli uomini hanno cercato, con crescente frenesia, nel ventre della terra, i minerali e le energie per nutrire la più fantastica esplosione industriale e demografica di tutti i tempi. Il prodotto nazionale lordo è stato il mito della nostra epoca. Più acciaio, più grano, più petrolio, più armi, più prodotti chimici, più condizionatori d'aria, più missili, più centrali elettriche, più automobili. Ogni anno la produzione aumenta, l'estrazione di materie prime si accelera sempre più, crescono i consumi e gli inquinamenti, la popolazione sale e aumentano di conseguenza le necessità di cibo e di altre materie prime. La nostra Terra, che galleggia nello spazio con il suo sottilissimo strato di biosfera, può accogliere uno sviluppo senza limiti, oppure le sue stesse dimensioni creano inevitabilmente un limite fisico allo sviluppo.
E quanto siamo lontani da questo limite? 3 anni fa, un libro, pubblicato in milioni di copie in quasi tutte le lingue, aveva fatto scandalo, prefigurando una possibile crisi del modello di sviluppo tecnologico in atto nell'Occidente. Era la prima volta che una voce d'allarme si levava di fronte al mito di un progresso materiale senza limiti, proiettato in un futuro di risorse inesauribili. Le risorse della Terra sono invece esauribili, afferma il rapporto redatto dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, dietro richiesta del Club di Roma. I 17 ricercatori del System Dynamics Group dedicarono il loro rapporto ad Aurelio Peccei, segretario esecutivo del club stesso e animatore della ricerca. We have put into question some of the sacred cows of our society, the taboos of our society, and it is quite logical that we have raised the hell of controversy. But then came the energy crisis. Well, the energy crisis showed that the situation was not as good as in appearance everybody thought just a few years back. And maybe the critics of limits to growth tuned somewhat. Yes, I think that many people have found a new way of making fools of themselves in not recognizing that there are limits to human expansion. Surely one of the motivations of your activities concerning the Club of Rome must be the sight of your wonderful offspring, these kids, yes, of and course. Their future. Of course. They and all their friends, all the young people of the world, not only of our countries, because I think that we have prepared for them a very ugly world. We have to do something to correct what we have done so far. But they are the living image of the young people I have always in mind when we work. Cape Canaveral, Florida. Siamo venuti qui con un gruppo di ragazzi per sapere cosa pensa il dottor Werner von Braun, il padre delle imprese spaziali americane, del rapporto dell'uomo con la macchina. Dottor von Braun, la tecnologia ha fatto grandi passi avanti in questi anni, ha risolto molti problemi, ha semplificato molte operazioni prima faticose, però ne ha creati altri di tutti i generi, come quelli ecologici e quelli del rapporto tra l'uomo e la macchina. Non pensa che la tecnologia dovrebbe essere frenata un poco? Frenare non è la risposta per risolvere il problema. Abbiamo bisogno di materie prime, di legname, oppure petrolio, case e tutto il resto, ma soprattutto lavoro per questa gente. Siamo noi che dobbiamo continuare a lavorare per creare lavoro per questa gente del futuro, sviluppando e sfruttando nuove materie prime di cui avrà bisogno questa gente. Se no, ci sarà carestia generale. Fermarsi ora è come un suicidio di massa. Dottor Peccei, il dottor von Braun ha parlato di un eventuale arresto del progresso della tecnologia come di un suicidio di massa. Lei è d'accordo? Io credo che il progresso tecnologico non si deve fermare e non si può fermare. Bisogna riorientarlo, dirigerlo in un altro senso. Lo sforzo che abbiamo fatto, e von Braun ce l'ha fatto anche vedere in parte, è per creare degli strumenti di distruzione, per acquistare maggior prestigio, per andare sulla Luna, non per cercare di dare educazione, miglior vitto, casa, alle centinaia di milioni di uomini che nel mondo ne sono privi. Quindi il progresso ci deve essere, ma un altro tipo di progresso, non quello che adesso va per la maggiore. Lo sforzo che fanno i paesi tecnologicamente più avanzati per il 90% è per acquisire maggior ricchezza a quelli che già l'hanno, per creare degli strumenti di distruzione, come ho detto, o per fare delle grandi imprese che sono magnifiche, bellissime e che dimostrano l'ingegnosità dell'uomo, ma che non servono per la massa dell'umanità. My father was one of the early socialists in Italy, and he taught me 2 things. First, to be a man, and second, to be a free man.
and out of his teachings and experiences of the set period of fascism in Italy. He was not a fascist. I have been always a free thinker in a deeply Catholic or formalistically Catholic country. I was not an outcast, but I was not in. I was one of the people who were not in society. And out of that, probably, an outlook of life emerged. Then I was very lucky in my life. I have a very beautiful family. I had health, I had education, and I feel that I am very much indebted to society, and that my debt is long for being paid back. I have to do very many more things to be square, at least, with what I have received from my fellow countrymen, from my fellow contemporaries. Ricordo che lei è stato partigiano, un combattente per la libertà e la democrazia. Vorrei chiederle, dottor Peccei, che significato avevano questi due valori quando lei lottava per difenderli? Che cosa significano oggi libertà e democrazia? E che nuovo significato dovrebbero acquistare questi due valori nella società futura che lei auspica? Anzitutto io sono stato nelle file di giustizia e libertà. E avevamo discusso molto fra di noi se dovesse essere libertà e giustizia, oppure se dovesse essere come fu giustizia e libertà. La giustizia già allora, forse con uno certo spirito anteveggente, secondo noi aveva il primo posto. Senza giustizia non vi può essere libertà, o vi può essere libertà soltanto per taluni. La libertà non trascina con sé la giustizia. Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio dell'utopia. Se guardiamo bene il futuro dell'uomo, dell'umanità, dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, è un qualcosa che forgiamo noi, che immaginiamo o che involontariamente creiamo noi stessi. Il futuro, in questo senso umano, è una invenzione sociale della comunità, e quindi dobbiamo avere il coraggio di vedere il futuro migliore, il migliore che si possa ottenere nelle condizioni reali dell'oggi e quelle che vi saranno domani. Quindi parlare di utopia con scherno con scetticismo mi pare che non fa che metterci in una condizione ancora più difficile di quella in cui siamo adesso, perché dimostriamo di non avere la volontà, il coraggio, la visione di cercare qualcosa di meglio nel futuro di quanto abbiamo oggi su questa terra. Oggi è forse l'ultima occasione che abbiamo. Però, se non cambiamo rotta, se continuiamo a fare quello che facciamo grosso modo adesso, tutti insieme, andiamo sicuramente verso un precipizio. Se noi continuiamo per la strada attuale, non c'è nessun dubbio che andiamo verso delle crisi molto maggiori, probabilmente verso dei disastri, verso delle catastrofi. Non c'è nessun problema fondamentale dell'umanità che viene, non dico risolto, ma neanche affrontato e forse neanche compreso.